Tutelare un bene prezioso come quello della vista, ecco il motivo delle tante iniziative messe in campo dalla ASL Toscana Sud-Est proprio per la Giornata Mondiale della Vista che ricorre il prossimo 13 di ottobre. A disposizione della cittadinanza visite gratuite con i professionisti della ASL Toscana Sud-Est, una iniziativa in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Abbiamo deciso di essere vicini all'associazione perché riteniamo che il bene della vista è un bene che va tutelato come tutti i beni che il Padre Eterno ci ha affidato all'atto della nascita. E quindi è importantissimo l'attività di prevenzione, la cultura della prevenzione, contando sulla disponibilità del nostro direttore di oculistica e di tutti i dirigenti medici, apriamo le porte all'ospedale per questa attività di prevenzione assolutamente straordinaria ed importante. Abbiamo preparato delle slot di visite in cui possono accedere tutti gli utenti che lo desiderano, chiaramente con delle limitazioni. È chiaro che non siano persone che sono già in cura, quindi noi facciamo una campagna di prevenzione, quindi è dedicata alle persone più distratte che si sono dimenticate di fare i controlli o che non trovano la voglia di fare controlli o che purtroppo oggigiorno non possono fare controlli. Sarà possibile prenotare una visita attraverso i call center nelle tre province di riferimento, Arezzo, Siena e Grosseto, a partire dal 12 ottobre dalle 8 alle 18 di ogni giorno. Chi non ha il bene prezioso della vista è ancora più impegnato di tutti, degli altri, degli operatori sanitari, degli amici che da sempre supportano le attività dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ecco, chi non ha il bene prezioso della vista si sente ancora di più impegnato a creare le condizioni perché questa realtà possa essere, non dico totalmente superata, ma sicuramente molto limitata.